Non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone. Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiuder e ragazzi, tantissime novità nel video di oggi, soprattutto riguardanti le armi e i tempi di ricarica di alcune armi che conosciamo, ma anche di alcune nuove. Come sappiamo, purtroppo Epic Games sta rilasciando aggiornamenti silenziosi, come ho detto anche nel mio post su Instagram, quindi quando succedono delle modifiche o in game oppure appunto per quanto riguarda le armi, i nuovi oggetti o le cose, non vengono dette da nessuna parte. Nessuno capisce come mai abbiano deciso di adottare questa politica proprio dopo il termine della season 10, l'inizio di questo primo di questa prima season del capitolo 2. Quindi bisogna stare molto attenti e seguire tutti i leakers che ovviamente prontamente sanno sempre darci le notizie al 100%. Nel video di oggi parleremo anche della nuova arma. Sì, perché finalmente sembra che qualcosa si stia muovendo, sono stati modificati alcuni file di gioco, è stata aggiunta finalmente di nuovo un'immagine che avevamo già visto, ve la faccio vedere, e come vi anticipavo appunto tutti i tempi di ricarica modificati dalle mitraglie ai fucili a pompa ai fucili da cecchino. Se avrò tempo vi farò vedere anche un video di un bug molto strano che è capitato ad un giocatore nella modalità creativa, che è veramente assurdo. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Oggi no, perché è sabato, quindi dalle 8 alle 13. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto, per la vostra compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e se volete supportarmi utilizzate il mio codice creator Xiuderone. Non dimenticatevi ovviamente di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima comunque la domandina la devo fare, ve la faccio sempre, anche ieri mi avete risposto in tantissimi, grazie mille. Domanda di oggi, molto semplice: ma te quale preferisci tra la Tricera Ops Dark oppure il Dark Rex? Le due skin che sono uscite ieri nello shop, che tra l'altro sono ancora del Fortnitemers, quindi non si capisce bene cosa cavolo sta facendo Epic Games. Cioè, finisce il Fortnitemers, mi ributti dentro le skin del Fortnitemers, mi lasci l'isola senza gli zombie con i colori del Fortnitemers, insomma non si capisce un cavolo. Io sinceramente preferisco il Dark Rex, veramente figo. Le ho tutte e due, con il piccone ovviamente, però il Dark Rex è veramente tanta roba. Ditemi qual è la vostra preferita qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande! E non mi parte mai. E bando alle ciance, andiamo ugualmente a vedere tutte le nuove modifiche ai tempi di ricarica delle armi, partendo dalla R bianco, 8% in più, da 2,3 secondi a 2,5, il verde da 2,2 a 2,4, il blu da 2,2 a 2,3. Qua mi sembra uno scar, da 2,1 a 2,2, stiamo parlando ovviamente del tempo di ricarica tra un caricatore e un altro. Il fucile a pompa bianco da 5 secondi a 5,7, verde da 4,8 a 5,3, blu da 4,6 a 4,8 e leggendario da 4,2 a 4, quindi la prima arma che riceve un miglioramento in versione leggendaria. Andando avanti anche la mitraglia bianca, da 2,42 secondi a 1,8, quindi velocissima a ricaricare, e anche la verde da 2,31 a 1,7. Tantissimo. Il P90 invece da 1,9 a 2,1 e da 1,7 a 2,0 nella variante leggendaria ci sta. P90 reputo sia un'arma veramente OP, soprattutto con quei piccoli problemi di trapasso dei proiettili nelle strutture, mentre per quanto riguarda i fucili da cecchino il Bolt verde viene migliorato, e anche di tanto, da 3,2 secondi alla ricarica a 2,5 secondi e nella variante leggendaria invece da 2,6 a 2,7 secondi. Quindi mi
raccomando. In poche parole, meglio è la rarità dell'arma in alcuni casi e minore è il tempo di ricarica. Andiamo avanti a parlare ancora di armi, perché guardate un po' che cosa è stato trovato, ed è una cosa incredibile. Ovviamente lo avrete capito, questo è un ACOG. C'era già il fucile da cecchino auto semiautomatico, insomma quello che spara a ripetizione. Sono state trovate delle modifiche nei file relative a quest'arma e la cosa veramente incredibile è che sono state trovate due nuove varianti dell'arma, la variante epica e la variante leggendaria. Qualora dovesse essere riproposto l'ACOG in game, sarebbe in assoluto la prima arma di Fortnite ad avere tutte e cinque le rarità disponibili per una stessa arma. Non ne esistono in questo momento e in questo modo, non ne sono mai esistite. Infatti possiamo andare a vedere giustamente le cose che ci interessano di più, la variante epica e la variante leggendaria, che va a differire anche qua nel tempo di ricarica. 2,7 secondi è il meglio che potete trovare nel leggendario, confronto i 3,3 secondi della variante comune, e scusatemi, 2 secondi il tempo di ricarica, e la variante comune invece è 2,5. Voi non li vedete, modifiche anche nei danni, quindi speriamo ovviamente che potranno riportare, ci serve, ci sta mettere adesso una nuova arma in game. E prima di parlare ancora di armi, volevo farvi vedere il video di questo bug molto molto divertente, ma anche altrettanto particolare. Lo andiamo a vedere proprio in modalità creativa. Guardate questo giocatore che è stato atterrato. Può sparare da per terra. Ma perché? Ma perché? Via. Pum, pum. E questo dice, ma che cavolo. Meraviglioso. Guarda, 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 guarda. Questo non ha ancora capito che gli sta sparando il tipo a terra. Questo l'ha capito, poi ha cominciato a non capire più niente e va tranquillamente a portarsi a casa la partita. Ovviamente è un bug nella modalità creativa, purtroppo non è possibile fare una cosa del genere in game, però sicuramente divertente per strapparvi un sorriso. E andiamo avanti con il prossimo argomento, ragazzi. Modifiche anche per quanto riguarda alcuni file relativi a delle armi presenti di solito nel Fortnite Nightmares, e si parla di nuovo di balestra, la Zombies Crossbow Damage. Hanno aumentato i danni della balestra da 40 a 50. Non si capisce perché, probabilmente hanno in mente qualche cosa. Modifiche anche per le doppie pistole. 42, 44 e 50 erano i precedenti, vanno a 41, 43 e rimangono a 50. E per quanto riguarda il fucile tattico, i danni del fucile d'assalto tattico alle strutture, 25, 26 e 28 vengono portati a 22, 23 e 24. Anche qua, ragazzi, tante nuove modifiche, e chiudo prima di salutarvi proprio con la nuova arma. L'avevamo già vista in realtà all'inizio di questa season, o se non ricordo male forse nell'ultima patch della season 10, la Machine Pistol, quindi un mix tra una pistola e una mitraglia che riceve già degli aggiornamenti ancora se non è stata ufficialmente rilasciata. Modifiche ai danni, diminuzione da 20, 21 e 22 a 15, 16 e 17, dovrebbe avere un caricatore da 32, sta roba qua, e modifica anche sul fire rate, 14 e 0,25, e in realtà mantenute uguali per tutte e tre le varianti. Insomma, ragazzi, anche per oggi tanti aggiornamenti per quanto riguarda il nostro Fortnite e il futuro del Battle Royale. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live su Twitch alle 8. Ciao! E non parte l'outro. Ma porca miseria. Non parte? Non va. Ciao! Ma porca vacca. Non parte l'outro. Ma perché non deve partire l'outro?